pura solitudine del 41 bis. Aveva 79 anni il professore di Ottaviano e 42 le aveva passate in galera. Aveva solo 38 anni quando la giustizia lo ha seppellito in una cella, da dove ha continuato a orientare i patti scellerati della nuova camorra organizzata che aveva fondato per scalzare la vecchia, e con il suo carisma teneva sotto scacco lo Stato, al punto da farsi corteggiare per mediare con le DR e far liberare l'assessore regionale Ciro Cirillo, che era l'estate dell'81. Poi nelle aule di giustizia e nelle rare interviste che concedeva si rammaricava per non avere potuto aiutare Aldo Moro. Non hanno voluto, si lamentava, non si sono prodigati per Moro come fecero con Cirillo. Destino segnato quello di Raffaele Cutro, quando a soli 22 anni nel centro della sua Ottaviano massacrò fino a ucciderlo un giovane solo perché aveva fatto apprezzamenti su sua sorella, donna Rosalia. In carcere è diventato professore di Vesuviano, si sposa, fa figli, sigla patti di sangue, ordina una guerra che farà migliaia di morti e non risparmierà nessuno, e incontra personaggi di spessore e stringe accordi a più alti livelli che gli faranno dire in una recente intervista: se parlo io crolla il Parlamento. Ma non ha parlato, e ora che se n'è andato con tutti i suoi segreti, di lui resta l'icona di un criminale spietato e carismatico che ha ispirato film e libri e perfino una memorabile canzone del grande De André.